Le persone cominciano a dire bugie perché questo le rende speciali. Possono far finta di sapere cose che nessun altro conosce. La verità è universale. La menzogna è privata, è una creazione tutta tua. Nessun altro la conosce. Diventi davvero speciale, diventi colui che sa. E se dicessi la verità non saresti speciale, o meglio, non saresti così speciale. La bugia è una manifestazione dell'ego. L'ego è la massima menzogna che esista al mondo e l'ego si sente sempre bene ogni volta che riesce a sentirsi speciale. Il problema non è che tu dica le bugie o che tu non le dica. Il vero problema è se l'altro ti crede oppure no. Se l'altro ti crede, la tua bugia può sembrare una verità, almeno per un momento. E se riesci a far sì che molte persone credano in te, acquisti un certo potere. La verità non ha bisogno di credenti. Lasciate che ve lo ricordi, la verità non ha bisogno di credenti. Il sole sorge al mattino, non devi crederci. Se qualcuno ti chiedesse, credi nel sole? Credi nella luna? Credi negli alberi? Penseresti che è pazzo. A che scopo fa simili domande? Queste cose esistono. Il problema di crederci o non crederci non si pone nemmeno. La gente invece crede nelle bugie. La verità non ha bisogno di credenti e quando inventi bugie diventi un grande leader. Ecco perché sulla Terra esistono 300 religioni, moltissimi partiti politici. La verità invece è una sola. Invece ci sono 300 religioni e una moltitudine di partiti politici. La gente ha dimostrato di avere una grande immaginazione. Moltissime persone continuano a raccontare bugie spirituali perché sono le più sicure. Più grande è la menzogna, maggiore è la possibilità che risulti credibile. Perché sulla piccola bugia la gente può indagare, possiede quel minimo di intelligenza per farlo. Ma se la menzogna è enorme, tanto da superare l'intelligenza della gente, nessuno riuscirà mai a scoprirla. Ecco perché le grandi menzogne rimangono vive per secoli. La gente ama le bugie perché la verità è molto difficile. La gente ama le bugie anche perché le fa sentire bene. Incontri A e gli racconti menzogne su B, per cui A ha la sensazione di essere buono. Poi incontri B e gli racconti menzogne su A, per cui B ha la sensazione di essere buono. Quando racconti a qualcuno delle menzogne sugli altri, gli dai l'idea di essere migliore degli altri. Puoi fare questo gioco. Se lo fai in modo astuto e subdolo, puoi ottenere grandi risultati. Ma saranno dei risultati fasulli. Ricordalo sempre. Viviamo immersi nelle menzogne, parliamo della verità, ma viviamo nella menzogna. E parlare della verità è solo un trucco per nascondere le bugie della vita. E siamo così ormai abituati a farlo, così in gamba, che non siamo nemmeno più consapevoli di queste bugie. Continuiamo a fare questi giochi in modo completamente inconscio. Non è nemmeno intenzionale, è diventata solo un'abitudine. Comincia ad osservare quando stai mentendo e smetti immediatamente. Sarai sorpreso nello scoprire che per tutto il giorno mentiamo, a volte per una ragione,
ma il più delle volte senza alcun pretesto, senza alcuna motivazione. È diventato soltanto un modo naturale di comportarsi. Arriva qualcuno che magari non conosci e sorridi. Quel sorriso può essere una bugia, una cortesia formale, ma pur sempre una bugia. Se invece il sorriso è spontaneo, vuol dire che sarà una verità e devi seguirla. Lentamente, lascia andare tutte queste cose e vedrai accadere in te una grande trasformazione, perché l'energia che viene assorbita dalle bugie sarà liberata e solo quell'energia potrà diventare verità. Nella maggior parte del tempo tutta la nostra energia è investita in menzogne, quindi a volte non si ha più l'energia per dire la verità.